36. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale la Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ringraziato per la fiducia accordatami il Presidente Mattarella, che terrò costantemente aggiornato. Non è un compito facile quello che spetta al Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, deve cercare in qualche modo di formare un governo. Parleremo di questo durante questa puntata di Focus, ma non solo, tanti altri temi naturalmente legati al territorio, perché ieri sera abbiamo parlato della rottura tra Lega e Forza Italia a Vicenza. Ci potrebbero essere delle ripercussioni anche in altre città dove si va al voto. Naturalmente il direttore Baccialli è ancora in vacanza, lo lasciamo lì per qualche giorno tranquillo. Questa sera lo sostituisco io, ho ancora la sua bandiera, quella del Veneto, dell'autonomia, mi ha detto di guardarla a vista d'occhio, quindi non l'abbandono. Vado subito a presentare il parterre di questa sera, partendo da Enrico Zanetti, buonasera. Roger Demenech, buonasera al Partito buonasera. Democratico. Flavio Tosi, buonasera Tosi. Buonasera a voi. Federico Caner, Lega, buonasera. Buonasera. Benvenuta Melissa Sciani, Forza Italia, buonasera. Si occupa di comunicazione, quindi sì, un compito. Seguo la comunicazione di Forza Italia. Doppiamente difficile in queste ore. E poi Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera. Tosi, partiamo da lei. Come la vede? Come la vede? Questo compito affidato a come si sapeva da settimane, finché non saranno passate le regionali attualmente in corso, quindi il Molise domenica questa e il Friuli di Venezia Giulia il 29 aprile, fino ad allora è quasi impossibile, per carità può succedere, ma insomma è molto improbabile che ci sia un accordo di maggioranza, qualsiasi essa sia. Perché siccome nelle regioni si stanno confrontando gli uni contro gli altri, il centrodestra, il centrosinistra, i 5 Stelle e gli altri, e quindi sarebbe penso complicato andare a fare campagna elettorale sul territorio regionale con una contrapposizione quando a Roma ti sei appena messo d'accordo, quindi immagino che l'affidamento del mandato esplorativo alla Presidente Casellati alla fine servirà per continuare a sentire da qua ancora per altri 10 giorni reciproci appelli al senso di responsabilità, all'interesse superiore del paese, eccetera eccetera, e si arriverà ai primi di maggio, poi ai primi di maggio poi ven fuori se realmente c'è già un accordo, secondo me un accordo c'è già, però lo aspettiamo, lo vediamo dopo. Lega 5 Stelle? No, Lega 5 Stelle, secondo me è centrodestra 5 Stelle, perché se sono stati eletti il Presidente della Camera e il Presidente del Senato con i voti di Lega di centrodestra 5 Stelle, ragionevolmente credo che l'accordo sia più generale, anche perché sarebbe strano dal punto di vista dei numeri che la Lega, che è la prima forza del centrodestra, lasci una delle, cioè rinuncia a tutte e tre, cioè, ha rinunciato alla presidenza della Camera, rinuncia alla presidenza del Senato, evidentemente avrà opzionato immagino la presidenza del Consiglio.
Quindi ho fatto bene a mettere Lega, Forza Italia e 5 Stelle, cioè è il prossimo governo questo che vede diciamo a sinistra. Secondo me è probabile sia così, ai primi di maggio vedremo. Siamo un bel governo comunque. Beh sì, assolutamente, quello sì, quello sì. Mi scusi, non si offenda, preferisco però la parte, diciamo, le sue colleghe. Cosa ne pensa Caner? Anche se preferisco me, non c'era niente di male. Ma anche Caner preferisce loro. Sì, sono sicuro. Cosa ne pensa? No, è già fatto l'accordo? No, l'accordo, cioè, tutta pretattica. No, l'accordo non è già fatto. Io più che pretattica penso che effettivamente sia difficile trovare la quadra. Penso che adesso come adesso non solo noi in questo studio non sappiamo come andrà a finire, ma penso che anche gli diretti interessati siano in profonda difficoltà. Del resto, se le posizioni continuano a rimanere rigide e quindi non si fa il famoso passo indietro o passo a lato, è difficile trovare una situazione che, insomma, che risolva la cosa definitivamente. Posso dire, sono le dichiarazioni di Salvini, ma penso che sia anche corretto, che effettivamente la Lega non ha nessuna intenzione di mollare i colleghi di coalizione, quindi Forza Italia, Fratelli d'Italia. Non credo sarebbe neanche corretto, nel senso che ci siamo presentati tutti assieme agli elettori e di conseguenza il centrodestra deve rimanere unito. Poi si spera di trovare un accordo, e se non si trova un accordo si tornerà al voto. Certo che tornare al voto così adesso immediatamente non cambierebbe molto, se non spostando un po' le percentuali di qualche singola forza politica, però il problema lo riavremo di nuovo. Sono identici. No, ci sarà qualche spostamento, probabilmente magari qualche elettore sicuramente si sposta, ma magari può guadagnare il 5 Stelle come può guadagnare anche la Lega, quindi alla fin fine non cambierebbe nulla. Credo invece che questo paese dovrebbe dotarsi di una legge elettorale seria, questo sì. E quindi anche se Salvini dice, e quindi è la posizione ufficiale della Lega, dice che il governo, se si fa, deve essere un governo stabile che duri la legislatura, io penso che in certe situazioni forse bisognerebbe anche trovare la quadra attorno a due o tre cose da fare urgenti di cui il paese ha bisogno, tra cui la legge elettorale. Allora dopo sì, si potrebbe anche tornare al voto velocemente. Tre punti che vengo a Domenech, tra altre cose gli hanno dato il bentornato da casa, glielo do anch'io con un messaggio al nostro telespettatore. Tre punti che Martina ieri ha posto sul tavolo. Sì, ha posto tre punti con una motivazione principale, per dire alle forze politiche che di fatto hanno avuto un risultato migliore alle elezioni, perché parlare di vincitori in senso assoluto, o meglio di una maggioranza certa, è molto complicato in questa fase. Però la volontà nostra è quella di dire a queste forze politiche che la campagna elettorale è finita. Dico questo perché credo che questo sia il punto di snodo. Giustamente le parole di Tosi dicevano aspettiamo le regionali, e è vero, oggi c'è questa tattica, aspettiamo le regionali del Molise, aspettiamo quelle del Friuli, cioè stiamo cercando ancora una volta di gestire il consenso, non di gestire il paese. E questo secondo me è gravissimo, lo dico proprio in assoluta serenità, nel senso che io spero che questo paese prima o poi diventi maturo per affrontare i temi del paese e le questioni aperte, anche a rischio di perdere un voto, perché guardate che se non iniziamo con questo percorso sarà complicato fare un governo innanzitutto, perché qualsiasi governo necessita di un passo a lato, l'ha detto Caner prima, almeno di un passo a lato dei protagonisti, come è sempre stato in una democrazia parlamentare in cui i governi si formano in Parlamento. Ma quando tu, anche nel lessico della politica, per anni gridi all'inciuccio, al fatto che in Parlamento ci sono le poltrone e tutti gli accordi sono vissuti come qualcosa di sbagliato rispetto alla gestione invece di una normale democrazia, arrivi a un punto che sei esasperato dalla ricerca del consenso. Oggi la politica è esasperata, e soprattutto i partiti che hanno avuto un migliore risultato sono esasperati alla ricerca del consenso. Io lo dico anche da cittadino, dovremmo tutti quanti esasperarci alla ricerca del buon governo, non tanto del consenso personale di questo o di quel partito. Ecco, noto anche nel lessico, nei modi dei leader dei partiti maggiormente di riferimento in questa fase, che siamo ancora in quella fase lì. Li ho sentiti tutti in fila indiana al Vinitaly e ho sentito ancora slogan. Ragazzi, è finita la campagna elettorale, lo dico,
e oggi i cittadini hanno bisogno di risposte, e per avere delle risposte devi andare in Parlamento con delle proposte, noi ne abbiamo buttate le tre, e trovare una mediazione e non pretendere di essere solo tu quello che può salvare il mondo, che magari puoi salvarlo insieme a altre persone che magari la vedono in maniera diversa o con qualche sfumatura diversa rispetto a te. Questa è la politica oggi, e se la politica ritorna finalmente, dico io, nel terreno della politica, dopo tanti anni che probabilmente è stata in altri terreni, probabilmente facciamo un servizio ai cittadini. Zanetti, tanti slogan, dice De Menech, è arrivato il momento di porre sul piatto, sul tavolo, le questioni importanti. Tosi prima diceva, attenzione, che le questioni importanti forse le affronteremo fra una ventina di giorni. Insomma, è tempo perso importante quello. Sì, comunque anche in occasione della precedente legislatura i tempi più o meno furono questi, cioè quando esce fuori una situazione di difficile governabilità c'è tutta una trafila, si rende operativo il Parlamento subito con la nomina degli uffici di presidenza, fu fatto anche l'altra volta, si nomina una commissione che intanto affronti qualche provvedimento urgente, tra cui naturalmente anche il DEF, e poi si cerca di trovare la quadra per la formazione del governo. Io dico la verità, fermo restando che è vero che ci sono ancora troppi veti in campo, per il modo in cui si erano approcciati alla tensione elettorale coloro i quali poi sono stati premiati dal voto più significativo, i 5 Stelle da una parte e all'interno del centrodestra la Lega, per come si erano approcciati al voto sono anche fin troppo disponibili al dialogo, non lo sono abbastanza, sia chiaro, ma per come si erano approcciati lo sono sin troppo, nel senso che quando tu, pur di raccogliere un consenso importante, esasperi una serie di situazioni, nonché una serie proprio dinamiche, dialettiche parlamentari, politiche, su questo sono assolutamente d'accordo con Roger Menech, e dopo chi semina vento raccoglie tempesta. Oggi si stanno sforzando in modo apprezzabile, insufficiente ma apprezzabile, entrambi di essere un pochino meno spigolosi, ma lo sono stati talmente tanti nella passata legislatura e anche durante la campagna elettorale, che oggi sono in difficoltà. Lo stesso Salvini, lo dico con una battuta, ma che condivido e lo trovo molto più apprezzabile come adesso di come era, poniamo, 4-5 mesi fa, lo stesso Salvini, che giustamente, lo comprendo, dice sto diventando zen tra un veto di qua e un veto di là, cioè lui ha fatto un'intera campagna elettorale ponendo veti su metà dei suoi alleati per dire chi di spada perisce, c'è bisogno di un tempo fisiologico stanno facendo un processo di maturazione che apprezzo. L'apprezzo, ripeto, oggi piuttosto che 5 mesi fa, e tra 5 mesi probabilmente li apprezzerò di più, però partono da uno stato talmente brato rispetto a quello che è una politica seria che inevitabilmente hanno bisogno di tempi di maturazione. Spiace per il paese, però speriamo ci arrivino alla fine a maturare. Sciani, il male assoluto, cito Di Battista, rimane Berlusconi in questo momento. Oggi Di Maio ha dichiarato nuovamente: noi ci sediamo al tavolo a parlare solo se Silvio se ne sta a casuccia. Beh, io sono onestamente onorata di questa attenzione che il Movimento 5 Stelle ci sta dando in un momento così delicato, in cui un partito che ha ottenuto il 32% dei riconoscimenti a livello nazionale dovrebbe ovviamente parlare di programmi, dovrebbe parlare in modo più sostanzioso di coalizioni e risolvere quindi i problemi, come diceva anche De Menech. Invece qui si parla soltanto di Berlusconi, nel senso che il Movimento 5 Stelle ha come unico pallino fisso Berlusconi. Per quanto concerne invece la possibile eventuale alleanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, io vorrei declinare la situazione da due punti di vista. Dal punto di vista ipotetico è stata fatta proprio un'inchiesta su 52 punti del programma. Movimento 5 Stelle e Lega differiscono solo su 10 punti, quindi a livello idealistico effettivamente c'è una reciprocità, però a livello realistico di realpolitik è assolutamente secondo me impossibile, per una serie di ragioni che elenco in modo molto semplice. La prima, Salvini è sempre stato coerente sin dall'inizio, sino ad ora, dall'inizio alla fine, con una coalizione che è unita, coesa e va avanti dritta. Ci siamo presentati con una foto a gennaio in cui c'erano la Meloni, Berlusconi e Salvini, e ancora andiamo avanti con questo. Il giorno dopo il voto, il 5 marzo, Salvini ha fatto una conferenza stampa alle domande del giornalista: ma adesso voi volete allearvi con il Movimento 5 Stelle? Sin dal 5 marzo ha detto davanti a tutti no. Quindi che
l'opposizione o comunque chi per loro continuino con questa storia che c'è un'eventuale possibilità, io credo che sia insomma da eliminare. E un'altra ragione è per il fatto che se Salvini appunto abbandonasse Forza Italia e andasse ad allearsi con il Movimento 5 Stelle, la Lega, che ha sofferto tanto per arrivare a questo punto, ha lavorato tanto, si è sacrificata, diventerebbe un'appendice del Movimento 5 Stelle, quindi non potrebbe governare e portare avanti il suo programma. E terza e ultima, secondo me, ragione è il fatto che Mattarella ha dato soltanto 48 ore alla Casellati per portare avanti questo mandato, e questo secondo me è un lato che non viene molto toccato quando si parla del mandato della Casellati, perché si dice la Casellati ce la farà sì o no, ma il fatto di dare 48 ore di scadenza per un termine così importante, cioè lascia capire che è più un simbolo questa decisione di mandare la Casellati a perlustrare piuttosto che una reale e vera strategia tesa a fare un governo adesso. Quindi io la vedrei anche da questa prospettiva. Baldin? Innanzitutto vorrei dire che non mi pare ci sia questa chiusura, come ho sentito dire questa sera, da parte del Movimento 5 Stelle, anzi c'è un'apertura totale nei confronti della Lega e anche a quel PD che sicuramente ha all'interno dello stesso partito una parte scontenta che vorrebbe dare il proprio contributo a migliorare le cose in questo paese, e infatti oggi c'è stata un'apertura da parte del capo politico in questo momento, che è Martina. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, come sapete benissimo, abbiamo puntato su un contratto con le altre forze politiche basato sul modello tedesco, quindi abbiamo messo al centro i contenuti che riguardano prima di tutto le famiglie e il lavoro, ci tengo a sottolineare, e su questi punti penso che si possa creare un accordo tra forze politiche che hanno intenzioni serie e che vogliano sganciarsi da un passato che vogliamo dimenticare. Quindi, ripeto, noi siamo aperti a tutti, meno a una certa parte politica, perché è responsabile di una situazione che si è creata in Italia e che non vogliamo più perpetuare. Quindi, da parte del Movimento 5 Stelle non c'è alcuna preclusione. Apertura del Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico. Mi sta dicendo che io penso che anche loro, l'onorevole De Mene, che non so come la pensi personalmente, mi risulta che ci sia una certa sensibilità da parte almeno di qualcuno del PD, insomma, viste le ultime dichiarazioni. Di Maio mi pare di capire vuole fare il premier, insomma, Pararia non è male. Perché prima si parlava di equilibri, di insomma già posizioni quasi consolidate nel momento in cui ci hanno, diceva Tosi, Fico presidente della Camera, pare evidente insomma che questa è l'analisi che ha fatto, insomma, la presidenza del Consiglio tocchi a Salvini, invece voi ribadite alla Lega. Alla Lega, sì, scusi. Alla Lega. Il Movimento 5 Stelle è il movimento, la lista che ha preso più voti di tutti, quindi noi ribadiamo che se c'è da fare un premier, il premier è per forza Di Maio. Tosi, prima e torno a lei, parlava delle logiche politiche regionali, no? Delle prossime scadenze amministrative, c'erano dei sondaggi ieri sul Friuli Venezia Giulia che davano la Lega a percentuali clamorose, con un tracollo altrettanto clamoroso di Forza Italia, e questi equilibri all'interno del centrodestra iniziano a traballare anche qui. Ieri abbiamo visto l'addio della Lega al candidato Mantovani a Vicenza, si parla anche di un possibile addio qui a Treviso, di una rottura, c'è una Lega cannibalizzante che insomma lo dico alla persona che in tempi non sospetti aveva tirato fuori determinati problemi, insomma forse una profezia azzeccata. La Lega sia data in crescita ulteriormente, come anche il Movimento 5 Stelle, è abbastanza ragionevole
perché avendo stravinto diciamo, la competizione, perché i due veri vincitori sono ovviamente Salvini e Di Maio, e quindi anche diciamo, in quello che è l'immaginifico collettivo, è normale che se uno dovesse fare un sondaggio domani mattina, la Lega cresce ancora e 5 Stelle pure. A danno di chi? I primi ai danni di Forza Italia, i secondi probabilmente ai danni del PD. Il centrodestra deve porsi, Forza Italia in particolare, deve porsi questo problema, anche perché mentre alle politiche Forza Italia ha tenuto perché comunque Berlusconi è Berlusconi. E si vede insomma anche nell'ultima uscita che ha fatto dopo la consultazione, è sempre una, insomma, un animale politico quando deve tirare fuori il coniglio dal cilindro, tira fuori. Ma adesso siccome ci sono le elezioni regionali dove Berlusconi pesa oggettivamente meno perché non è lui direttamente in campo, e quindi il margine di vantaggio che può avere Forza Italia rispetto alla Lega, la Lega rispetto a Forza Italia facilmente sarà molto superiore, perché se guardiamo anche alle ultime comunali, importanti, nel senso a Verona e a Padova, due grandi città, all'ultimo comunale Forza Italia ha fatto il 3,5 a Verona e il 3,5 a Padova, e la Lega ha fatto molto ma molto di più, e quindi penso che Forza Italia dovrà porsi un problema in prospettiva di, o come qualcuno di Forza Italia propone, di dire facciamo un partito unico a guida Salvini, o come altri in Forza Italia dicono cerchiamo di trovare un modo per tornare protagonisti come Forza Italia, come area di centrodestra, come fece il Predellino quella volta Berlusconi, quindi un'operazione di quel tipo, perché quell'area torni prima rispetto alla Lega. Se Forza Italia non si attrezza in questo senso è facile che la Lega cannibalizzi Forza Italia. Come la vede la situazione vicentina? La situazione vicentina è figlia del risultato elettorale, cioè mentre prima delle elezioni c'era un accordo tra la Lega e Forza Italia dove uno esprimeva il candidato sindaco a Vicenza, cioè Forza Italia, gli altri, la Lega avrebbe espresso il candidato sindaco a Treviso, e adesso è nei fatti che siccome la Lega in Veneto in particolare è di gran lunga superiore a Forza Italia, sono cambiati gli equilibri numerici, e quindi quel tipo di tensioni ci sono, perché le elezioni hanno dato un risultato diverso da quello che forse tutti si aspettavano, perché credo che in pochi pensassero sinceramente che Berlusconi arrivasse 3 punti dietro la Lega. Caner, abbiamo parlato di Vicenza, è una partita collegata a quella con Treviso. Voi state tranquillizzando tutti dicendo che non succederà nulla, che Treviso è blindata, che l'alleanza tra Lega e Forza Italia è chiusa a doppia mandata. Ma credo di sì, è vero che c'era un accordo di questo tipo, che la Lega doveva esprimere il candidato a Treviso e Forza Italia a Vicenza, però io credo che insomma poi il buon senso prevarrà, e quindi non credo che a Treviso alla fine ci saranno spaccature particolari, perché onestamente siamo abbastanza avanti con la campagna elettorale, insomma siamo già usciti tutti insieme. Poi qui c'è una situazione secondo me diversa a Treviso rispetto a Vicenza, cioè a Treviso effettivamente anche gli uomini, siccome i partiti alla fine sono fatti di uomini, a livello territoriale la cosa è importante, e non è la prima volta che è accaduto questo, cioè indicazioni nazionali che poi nel territorio venivano così interpretate diversamente proprio per questa ragione. A Treviso abbiamo un buon rapporto tra tutti, diciamo, gli uomini di centrodestra. Credo che Forza Italia stessa sia in difficoltà qui a dover abbandonare la coalizione, tra l'altro insomma sorride Sciani, sorrido anch'io perché dico Vicenza, San Donato vorrei tirargliela ma non c'è 2 senza 3, lei no. tranquillizza no, però. Io dico onestamente quello che penso e che vedo a livello territoriale, poi posso capire, ed è anche lecito e legittimo che i partiti che fanno degli accordi possono rimettere in discussione tutto, dato che da altre parti le cose vanno diversamente. Ho visto Brunetta per esempio sul piede di guerra, però io le dico quello che sento a Treviso, anche parlando appunto con gli amici, con lei e anche di Forza Italia, mi sembra un po' difficile che questo accada, e lo spero anche onestamente. Sta annuendo Sciani, nel senso che in questo momento ha un lavoro difficile, quello di curare la parte della comunicazione in un momento in cui volano gli stracci, ieri erano tesissimi i volti. C'è un bel pensiero di Platone che parte dal concetto di crisi,
e dice che la crisi è il momento decisivo per risalire. E quindi quando ad esempio la Lega tanti anni fa era ai minimi percentuali, la Lega non è venuta da Forza Italia che aveva il 38% a dire vogliamo inglobarci, ha avuto una dignità, è andata avanti e ha creato una sua personalità apprezzata. Io credo che la politica debba essere anche fatta di cicli negativi, perché è lì che il partito politico deve fare autocritica e andare avanti e ricostruirsi. Vero. Nessuno è eterno, tutti noi, voglio dire, domani non ci saremo più, quindi anche questa logica naturale, fisiologica, deve essere approcciata alla politica, sennò cioè, siamo dei, insomma, ipocrisia a dire che Forza Italia debba lì, insomma, un po' alla volta. Vale per tutti i partiti, è vero questo. Anche il PD è preso così. Anche il PD? Mi hanno anticipato la domanda, sì, partendo dal concetto di crisi. Non abbiamo problemi con gli alleati. Quindi noi abbiamo fatto una scelta di pulizia. Avete problemi in secondo casa? Secondo me, no, non abbiamo nessun problema in questa fase. Anzi, siamo, io credo, in un momento in cui stiamo cercando di rielaborare non una proposta politica, ma una proposta per rappresentarci al Paese, nel senso che siamo ancora convinti che pezzi importanti di quello che abbiamo fatto siano efficaci per le politiche del Paese. Lo siamo convinti perché parliamo con la gente, perché andiamo al Vinitaly a sentire le aziende se sono contente o no del governo precedente, e magari quelle stesse aziende dicono a Salvini, Di Maio, non toccate quello che ha fatto il governo precedente, lo hanno detto tutti i giornali, noi non lo leggiamo perché siamo impegnati sempre in campagna elettorale, ma al Vinitaly un tema è stato quello che di buono è stato fatto, non lo tocchiamo, ci siamo tutti d'accordo. Ecco, il tema vero è che noi siamo in una fase politica, prima ho descritto il lessico, adesso provo a spiegare il fatto che stiamo costruendo dei cartelli elettorali, non degli accordi programmatici, perché volete dire che Lega e Forza Italia hanno la stessa idea dell'Europa? Cioè ragazzi, non scherziamo. Per piacere, no, non prendiamo in giro i cittadini, lo abbiamo detto in campagna elettorale, va benissimo, hanno vinto le elezioni, benissimo, noi le abbiamo perse, malissimo, non è un problema, però non prendiamo in giro i cittadini, vogliamo dire che oggi è facile mettere insieme l'idea d'Europa del Movimento 5 Stelle con quella del Partito Democratico? Possiamo anche iniziare a dirlo, ma io che probabilmente non sono sempre alla ricerca del consenso, dico che probabilmente è un po' complicato se nessuno fa un passo indietro oppure un passo avanti. Semplicemente dico una cosa, però, nella logica della politica, guardate che nel 2013 le elezioni, i primi due partiti erano rappresentati da Pierluigi Bersani e da Silvio Berlusconi, che entrambi ovviamente hanno dovuto fare un passo indietro. Questa è la storia degli ultimi 5 anni, non degli ultimi 50 anni. Allora, oggi sentire ovviamente ancora che le persone sono l'unica cosa importante in questo momento della politica, Salvini forse un po' meno, a dire la verità, sono d'accordo con Zanetti, si dimostra forse più disponibile al dialogo di quanto la gente potesse pensare, ma dall'altra parte anche questa sera diciamo o Di Maio o nulla, vabbè, che è una posizione legittima, io non lo discuto, ma che è il contrario della politica, perché altrimenti anche a me piacerebbe comandare sempre e dappertutto, è chiaro, a tutti piacerebbe fare 100% quello che ho in testa, non, in una democrazia parlamentare è importante anche la mediazione, perché altrimenti non approvi la delibera neanche nel consiglio comunale per uno che ha fatto il sindaco come sottoscritto, perché nemmeno io credo che potrei condividere che avevi una giunta da 8 persone, probabilmente un assessore ti fa cambiare una virgola di quella delibera, no? E devi farlo perché sei in una situazione collegiale in cui allora questo è il momento. E guardate che io l'ho definito in alcuni pezzi che ho scritto, bonificare la politica. Dopo una guerra, nel campo di battaglia, ci sono mine antiuomo dappertutto. Non le abbiamo messe noi, sono convinto di questo. Ma bonificare la politica vuol dire anche riportarla sul terreno della politica. E questa è la fase. Se si fa questo... Non cita accusatio manifesta, dice la guarda, le mine non le abbiamo messe noi. No, io non credo che sul profilo del lessico, Federico, noi non l'abbiamo mai esasperato. Perché io, ripeto, che l'ho vissuta in prima persona. Però Roger, è normale che ci siano distinzioni in una coalizione tra partiti. Assolutamente perché normale. Perché se no, senza Italia, se avesse lo stesso pensiero identico della Lega, avremmo già fatto il partito unico, quando non vogliamo fare. Quando il modo è lessico... Io vi dico solo una cosa, io sono stato eletto nel 2013 dopo le primarie, per 5 anni il Movimento 5 Stelle ci ha definito illegittimi per il famoso premio di maggioranza. Oggi noto che una fetta importante dei neoparlamentari che parlano di legge elettorale propongono il premio di maggioranza, che quello che per noi era, per me
era un illegittimo dal punto di vista costituzionale. Allora voi capite che quando tu sbatti il fronte della democrazia, come l'ha detto Zanetti, esasperi i toni, poi devi iniziare a ricucire rispetto al campo della politica. Questo è il momento, è questo il momento, I leader oggi devono cercare di ricucire, cioè di ritornare sulla terra della politica. Il mio unico grande dubbio è se c'è la volontà di spogliarsi dal momento dell'aspetto elettorale. Il premio di maggioranza era contestato dal Movimento 5 Stelle perché è esagerato, del resto come quello che sta cercando di portare avanti il presidente Zaia qui in Regione Veneto, un premio del 65% con una percentuale di voti del 40%, del 45 o anzi del 40, cioè mi sembra tanto veramente una follia. E infatti noi siamo per il doppio turno. Ieri Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi Uguali hanno proposto una modifica della legge elettorale attuale proponendo il doppio turno, un premio di maggioranza per un discorso di governabilità, ma ci deve essere anche un'adeguata rappresentanza e rappresentatività, quindi non può essere un premio del 65%, deve essere una cosa misurata. Per amor di verità. E magari anche variabile, basata sulle percentuali di voti che la lista effettivamente prende. Mettendo in fila i fatti, veramente. Il Forza Italia e il PD condivisero l'Italicum, perché non è che l'Italicum piove dal cielo. Quando fanno il patto del Nazareno, Renzi e Berlusconi, condividono l'Italicum, che prevedeva che se nessuno arrivava, che se nessuno arrivava al 40% si andava al ballottaggio a fare i primi due, se uno superava il 40% otteneva il 55%, e quindi era un sistema come quello dei sindaci. E alla fine, se a livello di governo si arriverà ad avere una maggioranza, modificheranno la legge elettorale e arriveranno lì, cioè arriveranno una legge elettorale col ballottaggio col primo in maggioranza, perché altrimenti avrai sempre l'ingovernabilità, è l'unico modo. E la Corte Costituzionale non ha bocciato il premio di maggioranza, la Corte Costituzionale ha bocciato il ballottaggio così come era impostato, dicendo: voi non potete prevedere nessun limite inferiore, mi spiego, per come era impostato l'Italicum diceva: prendiamo le prime due forze, i primi due vanno al ballottaggio e chi vince prende 55, però poteva arrivare secondo uno che col 15. E quindi a quel punto rischiavi che uno che arriva secondo col 15, va al ballottaggio e vince, passa dal 15 al 55. 55. E quindi a quel punto tu avevi che aveva il 15 che quadruplicava la presenza e il restante 85% del Parlamento che si trovava ad avere in proporzione una piccolissima fetta. E quindi la Costituzionale ha detto: dovete trovare dei correttivi, quindi non è che sia, non è né illegittimo né ballottaggio né premio di maggioranza, tant'è che la legge dei comuni è impostata così, semplicemente bisogna mettere delle tare, cioè dicendo: se uno arriva al 30 può arrivare a tot, se arriva al 40 ha un tot diverso, quello è una costruzione siete corretta. Tutti d'accordo? Ma alla fine l'unica legge elettorale che funziona, perché speriamo con una legge elettorale invece che ci condiziona pesantemente. L'Italicum salta perché salta il patto del Nazareno fra Renzi e Berlusconi, altrimenti oggi avresti l'Italicum corretto dalle sentenze e avresti avuto una legge col maggioritario e una maggioranza di governo stabile, che purtroppo non c'è. Zanetti prima allargava le braccia, non so se si vuole ricollegare al momento di sconforto che ha avuto. No, ascoltavo con interesse il dibattito e sinceramente, ad esempio, anche quando si dice che la Lega, quando è andato ai minimi, poi ha avuto un suo percorso di ripartenza, si dice una cosa verissima. Non dimentichiamo però che non tutti i modelli sono riproducibili per qualunque altro partito, perché la Lega è riuscita a ripartire passando però alcuni anni, li ho visti con attenzione perché in quegli anni io ero nel governo delle riforme, quindi ero a mia volta bersaglio di una certa serie di attacchi. È ripartita mettendo sul simbolo elettorale no euro, tanto per dirne una, cioè è ripartita con delle parole d'ordine che oggi io non sento più dire a Salvini. Infatti lo ripeto, a me piace più di che non 5 mesi fa, e sono sicuro che tra 5 mesi mi piacerà di più, però ha fatto un percorso di ripartenza la Lega che dal punto di vista, insomma, per una persona che la pensa come la penso io, è abbastanza, è di un cinismo politico, è di una presa per i fondelli dei cittadini veramente impressionante. Però il risultato lo porta, poi ovviamente quando si arriva a dover ragionare di governo, grazie a Dio, si butta via
tutto quello che si è detto per arrivare al 25%, al 30%, al 35% e si comincia a ragionare, ok? Ed è per questo che io sinceramente spero che comunque si formi un governo che veda la partecipazione il più possibile di quelle forze che nella passata legislatura invece hanno saputo soltanto urlare, perché è un passaggio fondamentale. Perché una volta che avranno avuto questo passaggio, questo battesimo anche loro, la prossima competizione elettorale sarà una competizione elettorale normale, tra proposte. Mentre quella di questo giro di fatto non lo è stata. E lo dico essendomi con convinzione candidato all'interno della coalizione in centrodestra, perché comunque io sono entrato in politica con Scelta Civica, credo in un centro liberale che però se non riesce ad avere una sua autonomia e deve appoggiarsi nello schema centrodestra, centrosinistra, convintamente per me l'unico campo è quello del centrodestra. Però è un fatto che questa campagna elettorale è arrivata come epilogo di un periodo veramente particolare della nostra democrazia. Io ieri ho guardato, mi è capitato di vedere ad esempio l'intervista che è stata fatta di martedì alla vicepresidente del Senato Paola Taverna, un'altra persona. Io c'ero in quei 5 anni, non è che a me capitava, cioè io vedevo gente esagitata con la vena al collo così genetica, che urlava che eravamo tutti dei disgraziati. Io non penso di essere un genio, sono sicuro di essere una persona per bene, dopo ne ho la certezza granitica, ok? E sfido chiunque. Insulti di ogni tipo, di ogni risma, ieri una riserva della Repubblica. Sono contento, Però cari cittadini, vi hanno preso per il culo per 5 anni. Chiosa così, certo. Quindi non mi resta che passare la parola a Baldin. Visto che stiamo parlando di due cose diverse in realtà, perché stiamo parlando di una carica istituzionale e dall'altra rappresentante politico, sono due cose diverse. Il rappresentante istituzionale deve essere obiettivo, su prima era parlamentare della Repubblica, teoricamente. Ma quindi campagna elettorale può essere una cosa diversa da quando sei un parlamentare, che ha un ruolo da vicepresidente, cioè puoi spararle, puoi usare un lessico fuori da tutti i crismi, va bene così. Quindi adesso noi siamo autorizzati, essendo minoranza, a insultare, a infangare, a dire che siete mafiosi. Io potrei farvi l'elenco di quello che ci siamo detto in Parlamento. Guardate che l'espressione questa popolare, modificazione sarà comunque positiva. Io sono sempre stata abituata a fare i conti anche con l'espressione popolare. Se una certa parte dell'elettorato italiano si è espressa a maggioranza per un unico movimento o partito, chiamiamolo come vogliamo, penso che insomma questo abbia un significato pesante, mentre se le altre forze politiche continuano a perdere consensi, forse qualche domanda bisognerà farsela. Ma la domanda non era questa, non era quanti consensi avete preso, eccetera. Io dico nella modalità, perché se seguiamo il filone degli ultimi 5 anni, voi non dovete fare alleanza con nessuno, perché è un inciuccio, ragazzi, con chiunque. Non dovete venire né da noi né da ci. La notizia bomba data nel momento più giusto, cioè questo, è lei parlava di alleanze. Allora, oggi sul giornale, sul Corriere e su altri quotidiani è uscita la notizia che in questi ultimi giorni il Movimento 5 Stelle nel suo blog ha cambiato il programma che è stato votato dai cittadini. Punti fondamentali. E quindi come risponde a questo? Se c'era sui giornali però non c'è la notizia bomba, aspettavo qualcosa di più succulento, sinceramente. Anch'io aspetto. Chi è a casa? Chi è a casa? Più che altro. C'è la differenza proprio tra il programma votato dai cittadini e questo. Mutazione positiva, mi pare. Sì, positiva, no, anch'io in questo momento. Si ritorna alla politica. E io sono contento. Avete, tra virgolette, dice cambiato. I cittadini il programma. Sul blog hanno scelto, hanno votato. E che voi avete cambiato senza chiedere il consenso ai cittadini, dai, su. Ma veramente, ho qui tutta la rassegna stampa, ci sono proprio le foto, le differenze. È stato ammesso anche da Di Maio, ma su via. È una cosa gravissima questa. Questa è una cosa gravissima. Era scritto già al momento delle votazioni sul blog che non era un programma definito, che comunque sarebbe valsa la pena di fare delle modifiche anche successive alla base magari dei dati di fatto, della situazione del momento. Voi prima vi dicevate contro il Nato, adesso è sparita quella parte, vi dicevate
terzomondisti, è sparita quella parte, tutte le parti di politica estera ed internazionale sono state modificate eliminando punti strutturali del programma. Beh, io le prove le voglio vedere in prima. Ma le deve vedere lei, perché quello che scrivono i giornali ultimamente, negli ultimi anni, è sempre molto molto da prendere con le pinze, quindi... No, ma guardi, è stato messo anche da Fico, ovviamente è stato sottoposto a questa domanda, se lei non è informata sulla rassegna stampa del suo partito è un problema. No, no, l'ho vista, ma sto dicendo soltanto che io non mi fido di quello che scrive il Foglio. Ma non è il Foglio, è il Corriere della Sera. Che non erano ancora definitivi e che poi è quello che ha detto anche Fico, che non erano ancora definitivi e quindi suscettivi cambiamenti. Cioè, ci sono delle linee guida poi veramente strutturali che è coerente, ma c'è una cosa gravissima, è eccezionale, ma io da questo punto di vista credo che io continuo a dirvi di farvi delle domande se il popolo italiano ha bisogno di cambiare radicalmente. Mi scusi, c'è una cosa gravissima a cui i cittadini italiani devono essere richiamati nel momento in cui una forza politica che ha il 32% si dice aperta ugualmente ad abbracciare il PD o la Lega, allora siamo davanti veramente ad una cosa gravissima. No, perché lei l'ha detto settimana scorsa in un'altra... Abbiamo un contratto fare con chi ci sta, basato ma come chi su ci sta? Allora io mi preciso con chiunque. Ma che concezione della vita, della politica? No, funziona in Germania così. Ma non è scherzando, che... ma no, ma ci deve essere una coerenza di intenti. No, magari lei andrà a letto con chiunque, cioè, noi no. Noi ci sposiamo con chi sposa le nostre idee, i nostri principi, abbiamo dei contenuti ben definiti. Uguali, no, abbiamo prima di tutto aperto le braccia alla Lega perché effettivamente è insieme al Movimento 5 Stelle vincitore di questa tornata elettorale, chiaramente. Non ci fidiamo delle coalizioni, lo vediamo anche nelle maggiori città, l'abbiamo detto prima a Vicenza ma anche altrove, che le coalizioni stanno saltando, quindi non possono garantire la governabilità in questo paese e io credo che in questo momento storico l'Italia abbia bisogno di un governo solido che faccia le riforme che necessitano alla cittadinanza e quindi un governo Lega Forza Italia a mio avviso non può esistere, mentre dobbiamo basarci su dei contenuti precisi, su dei piani da portare avanti, magari anche con una deadline che sarebbe auspicabile e quindi questo io credo che i cittadini abbiano scelto ancora il 4 marzo quando sono andati a votare, un governo serio che faccia delle proposte fattibili e non governi tecnici o governucci di sei mesi, di un anno e poi si torna al voto. Scusa, ti interrompo, però non può neanche passare il ragionamento che stai facendo tu del tipo chi si adegua al nostro programma allora noi possiamo fare un accordo, perché con questa legge elettorale abbiamo chiesto così. A un comitato scientifico di valutare i programmi, ok, di tutte le forze politiche. Lì sul piatto vedremo se scientificamente c'è la possibilità di formare i partiti di fare con la politica, le comitato scientifico. Vuoi aiutare le fasce più deboli anziché fare il reddito di cittadinanza, anziché fare la flat tax, anziché dire la Fornero? Quello non è il comitato scientifico. No, ma non è il comitato scientifico che decide, la politica decide se è prioritaria la flat tax, se è prioritaria l'abolizione della Fornero, se è prioritario il reddito. Cittadinanza, quella è una scelta politica, certo, non è un fatto di comitato scientifico. Altrimenti è meglio abolire, i partiti, se abolire i partiti e facciamo il comitato scientifico. A sacrificare anche una parte del tuo programma che magari non è condiviso dall'altra forza politica con il quale fai d'accordo. Caro assessore, però ti ricordo anche che voi ragionate dicendo no, noi siamo il primo partito 32%, sì, però io ti dico che dall'altra parte c'è una coalizione che si è presentata agli elettori come coalizione. Quindi non è che ha fatto un accordo a posteriori, si è presentata subito così con un programma chiaro. E ha preso il 37%. Quindi, secondo me non è corretto, onestamente, al di là del pensiero, che io guarda, rispetto tutti i pensieri politici, ma non è corretto anche cercare di dividere dicendo te sì e te no. Purtroppo la verità sai qual è? Che è cambiato il sistema elettorale. Noi ci eravamo abituati, una volta avevamo la democrazia parlamentare con i governi che si formavano in Parlamento. Dopodiché ci abbiamo messo un po' a insegnare anche gli italiani a polarizzarsi
con il voto che era cambiato con le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Siamo tornati al livello precedente, con la differenza che non c'è più la cultura politica che c'era all'epoca. Quindi o si recupera questa cosa qua, altrimenti veramente la vedo dura fare. Ecco, io in questo, io per esempio penso che Salvini da questo punto di vista abbia dimostrato grande capacità, perché è pur vero che le campagne elettorali magari sono state più forti, più rigide, però è anche vero che poi alla faccia si no, vabbè, no, però no, scusa, anche il tema questa campagna elettorale è vero, è stata, no, è stata è vero, forte, però guarda, sul tema dell'euro, siccome è stato citato prima Salvini sulla questione dell'euro, devo anche dire una cosa, che qualche anno fa la questione dell'euro era dibattuta a livello europeo fortemente e c'era una forte, diciamo, come si può dire, crescita nell'elettorato anti-euro di tutti i paesi, non soltanto a livello italiano. Guardate che l'Inghilterra ha fatto la Brexit poco tempo fa, vabbè, loro non avevano già la moneta unica, però in ogni caso questo sentimento anti-europeista c'era, ma non tanto per la questione dell'euro, ma perché sappiamo benissimo che questa Europa, così come è formata, ancora oggi desta molti dubbi, e su questo è un tema, secondo me, che la politica deve interrogarsi in Italia. Poi che sia... non dobbiamo dimenticare questo, quindi se Salvini parlava di no euro era in questa situazione, poi è anche vero che quindi si può... Salvini parlava di no euro 3 anni fa perché il vento era quello, invece adesso no perché il vento era quello, perché è cambiato rispetto a 3 anni fa. No, non è cambiato. Allora, da questo punto di vista è cambiato che forse la questione dell'euro di per sé nei cittadini desta qualche preoccupazione, cioè se tu adesso dici esco dall'euro, ho capito, ma però, chi è uomo di governo, responsabilità di governo, non è che lo dice in base a quello che è la percezione. Ma che Salvini in quel momento non era uomo di governo, uscire dall'euro, non uscire dall'euro, però, per convinzione rispetto a dei fondamenti economici. E questa a anni... era la convinzione sua, Flavio, era la convinzione adesso sua. 3 anni fa cambia idea. No, però la questione europea continua a essere tra i cittadini di tutti gli stati membri una questione, no, no, da rimettere dall'euro, quella questione sulla europea. Questione dell'euro lui ha detto, ha dichiarato più volte che si può discutere a patto che ci sia una rivisitazione a livello europeo delle politiche. Poi tu sai meglio di me, Flavio, che quando vuoi ottenere 50 si parte da 100, questo è obiettivo, cioè a livello europeo se tu non vai battendo i pugni non porti a casa nulla, puoi andare, cioè, questo è pugni, il problema, però se vai no, là, è il problema dell'Italia, siamo se sempre andati supini, cioè però voglio se dire, vai là sostenendo delle cose che sono impraticabili non è che gli fai paura, gli fai ridere, cioè se tu vai là gli dici no, voglio uscire dall'euro, si mettono a ridere per due motivi: uno, perché l'Italia verrebbe massacrata; due, perché tecnicamente è impossibile, perché serve l'unanimità dei paesi euro perché uno esca, quindi non esiste la possibilità tecnica. Se tu vai là dicendo voglio rinegoziare qualcosa, allora magari discutono, ma se tu vai là dicendo una cosa che loro sanno che è impraticabile, non credo che ti prenda molto seriamente. Questo è anche vero, però è anche vero che secondo me o ci si pone nei confronti dell'Europa in maniera forte e decisa, altrimenti ti schiacciano e lo sai, questo è quello che è accaduto fino ad ora, perché purtroppo l'Italia non ha mai avuto peso internazionale, mi dispiace ma è così, è sempre stata trazione franco-tedesca, continua ad esserlo, basta che vedi anche le ultime decisioni che secondo me fanno ridere, su questo ha sbagliato anche Gentiloni, ma questo è un altro tema, ma ti fa sempre capire il peso degli stati membri sulla questione dei bombardamento in Siria, ma vuoi che sia possibile che parte un paese come la Francia, che fa parte dell'Europa, e si allea con Gran Bretagna e America per fare un bombardamento assurdo? Qualcuno si è dimenticato cosa è successo qualche anno fa con Saddam Hussein, dove si parlava di prove, di chimiche, alla fine non è stato trovato nulla, ma la storia ci insegnerà qualcosa oppure no? Ecco, allora quando io trovo di fronte un'Europa di questo tipo, che non esiste, perché non c'è, perché però su ci sarebbe stata... Italia la pensa diversamente. Ma è bravo che si parlava della possibile alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle, mi ha portato addirittura in Siria la discussione, quindi bravissimo. No, ma quello è un tema di grande divisione con Forza Italia. No, ma posso dire che nel programma elettorale, cioè adesso voglio dire, se guardiamo il programma elettorale, non è che tutto sia. Cioè, c'è qualcosa che coincide anche. Che punti d'incontro? Quali sono i punti d'incontro su cui costruire qualcosa di concreto, visto che da più o meno un'oretta e 10 che chiedono da questa parte a De Meg, che è l'opposizione. I punti
punti di incontro. Se andiamo a vedere, tutti i programmi di tutti i partiti, sono convinto che qualche punto di incontro lo troviamo dappertutto. Ecco, adesso siamo onesti, perché non credo che il programma sia totalmente l'opposto della Lega nei confronti, per esempio, del PD. Sicuramente ci sono dei punti di incontro anche là. Ecco, si tratta in questi casi di fare, come dicevo, un passo a lato, se non indietro, e ovviamente non si può tenere la barra dritta su alcune posizioni, per esempio questione reddito di cittadinanza. È ovvio che se 5 Stelle viene a fare un accordo col centrodestra mantenendo il reddito di cittadinanza, la vedo dura, la vedo molto dura. Come può essere che per loro ci sia un altro tema che adesso non so, ci dirà, perché ci dirà lei. La sintesi perfetta invece è proprio reddito di cittadinanza e flat tax al 15. Chi è poretto gli danno i soldi, chi ha pieno i soldi non paga le tasse. Sì, e dopo 140 miliardi. Aspetto di vederlo decantato in modo pacato dalla taverna. Quello sarà la sublimazione massima della nuova stagione politica, che a cui assisto con grande piacere. Metti il reddito di cittadinanza, fai tax a 15%, loro sono sbilanciati e incassati. Sì, è vero. 140 miliardi e a quel punto usciamo dall'euro. Non è il caso però che nella proposta Martina noi cosa diciamo? Raddoppiamo quello che era il nostro programma. Noi diciamo esattamente quello che è stato il nostro programma elettorale. Ma sapete perché? Semplicemente perché è una cosa realizzabile. Mentre sappiamo benissimo che per 50 giorni di campagna elettorale abbiamo detto tutto il contrario di tutto, abbiamo detto cose irrealizzabili. Prima o poi però i nodi vengono al pettine. Quello che dicevo, ritorni sulla terra e dovrai dire che non farai il reddito di cittadinanza, ma raddoppierai il reddito di inclusione del Partito Democratico. La sfida è vera, e sono molto d'accordo con quello che diceva Canella, sono talmente d'accordo che sono convinto che pezzi importanti della legislazione che troveranno non verranno toccati. State tranquilli, imprenditori, perché l'industria 4.0 non la toccheranno né i 5 Stelle e nemmeno le cose non si devono toccare. Sul piano economico non verrà toccato quasi nulla. Bravo. Sul piano economico quasi nulla. Sul piano immigrazione il vero problema c'è da toccare parecchio. La vera differenza tra il nostro paese, quando si parla di grandi coalizioni, la vera differenza, se voi guardate, fra la situazione italiana e quella tedesca, dove obiettivamente Merkel e Schulz hanno fatto una campagna, no, uno contro l'altro, ma voi dovete andare a rivedervi le modalità sia lessicali che di contenuti di quella campagna elettorale. Non sono paragonabili all'Italia, ragazzi, è un altro mondo, siamo in un altro pianeta. Allora, su questo io dico soprattutto agli amici, colleghi di 5 Stelle, che io ne sono contento. Se ritorniamo alla normalità, ne hanno vantaggio i cittadini, perché inizieremo, e la prossima campagna elettorale sarà bellissima, perché parleremo dei problemi veri, con i piedi per terra, senza insultarci, che non è banale. Guardate, io punto molto sulla questione lessicale, perché guardate che se noi degeneriamo in politica, diamo un messaggio ai cittadini che ci guardano, devastante, perché poi toccherà a voi. Quando tu contesti i dati Istat, non stai contestando le politiche del Partito Democratico, non me ne frega niente, perché tanto oggi ci siamo, ieri c'eravamo, oggi non ci siamo più e il problema è finito. Ma stai contestando la modalità di espressione nei confronti dei cittadini su dei dati che dobbiamo dare delle certezze. Mentre c'è stato un momento storico del nostro paese in cui era tutto marcio, tutto contestabile, tutto. Allora, oggi è questo momento. E se facciamo questa operazione, riusciamo a fare un governo e diciamo la verità ai cittadini? E io sono contento, sinceramente. Quindi chiedono operazione verità. Beh, cominciamo bene la stasera, verità. Non ci stiamo insultando. No, beh, no. Il problema non è mai qui, eh. No, lo so. Il problema è quando scendiamo in quel Parlamento. Come? Sì, ma io e Enrico le abbiamo vissute quelle sedute. Era anche, ti assicuro, che era anche negli studi televisivi. Sì, no, dai. Un po' meno. No, ne abbiamo viste anche noi. Ho fatto un'overdose di quelle cose. Mi basta per la del Bandinella. Mai insultato nessuno, i miei colleghi in regione ne sono testimoni di questo. Io volevo soltanto fare, diciamo, un appello invece al senso di responsabilità che in questo momento dovrebbe avere la Lega, perché scusami però voi vi presentate dal presidente Mattarella con un condannato, ok? Fino a ieri, no, oggi parli no, Salvini no, dichiara che andranno da soli, quindi ad no, oggi no, una coalizione già non esiste più. Non toccare questo tema qua, perché guarda, posso dirti una cosa su questo? Perché ognuno fate va attenzione, da sé, l'hanno detto anche loro prima e io concordo. Salvini va parli per la Lega, attaccando gli altri, attenzione, i condannati, queste cose qua. O sei specchiato al 100%, esatto. Altrimenti guardate che anche voi avete avuto delle situazioni che ti ricordi cosa diceva Grillo qualche anno fa? Che non ci si poteva presentare semplicemente.
Ovviamente se ti era, se ti era arrivato un avviso di garanzia. Grillo si è candidato con qualcuno. Ho capito, ma nascondete dietro la siepe, Grillo. Mi state paragonando un condannato che ha fatto un processo alle spalle di Grillo, Presidente Mattarella, con Beppe Grillo. Questa è il mio partito, perché io difendo. Questa di Berlusconi resta la condizione, mi pare, uno dei prioritari in questo momento. Sono stati, è stato quello streaming con uno che non è neanche più del mio partito, che pensate voi difendo Pierluigi Bersani. Ecco, lì c'era una persona che non era in Parlamento e che era condannata, ma a me non interessa né che non era in Parlamento, né, ma a me interessa analizzare da un punto di vista socioculturale quasi, più che politico, quel momento storico, quel decadimento della politica. Noi oggi, per fare questo governo, paghiamo quella cosetta lì, questa è un'analisi. E riflettiamoci, proviamo a riflettersi almeno per capire se qualcuno ha sbagliato, perché altrimenti se diciamo che va tutto bene, che nessuno ha sbagliato, fate il governo domani, no? Stiamo pagando. No, stiamo parlando di come. Per una diretta streaming? No, stiamo parlando di come si sono approcciate a quelle trattative un momento politico, nel 2013, con una forza politica che allora diceva di aver vinto le elezioni, anche di non averle perse quantomeno. Allora, vedi, bisogna crescere, da questo ma mi pare che oggi voi non avete, che noi non abbiamo chiesto e voi non avete chiesto è già un grande passo avanti. Non mi pare che Beppe Grillo sia andato a parlare con Salvini con Martina o con Renzi o chi volete, c'è ancora quello streaming. Io sono all'inizio, siamo cresciuti, siamo maturati. All'inizio purtroppo non c'era nessuna esperienza, perché tutti sanno che siamo nati l'altro giorno rispetto agli altri partiti, quindi è evidente che all'inizio ci sono delle dinamiche, poi col tempo si può migliorare, si matura, e se siamo arrivati a questo punto vuol dire che gli italiani ci danno la fiducia che probabilmente ci meritiamo. Shani, la faccio replicare sulla condizione sine qua non per iniziare una trattativa, cioè quella che Berlusconi... Non si legge. Da quella parte là, forse, da quella parte là, Nicoletta. Cosa aveva scritto? Adesso non la dico. No, la voglio vedere a questo punto. Io la sbircio. L'altra notizia bomba. La sbircio, poi ve la dico io. Sì, ok, aspettiamo info da Canera. La dirà un'altra volta. La terza volta. Comunque, la collega del Movimento 5 Stelle fa quello che è il loro gioco. Loro esistono grazie agli errori degli altri. Non hanno una loro personalità, una loro struttura, una loro identità. È ovvio quindi che la loro campagna elettorale e la loro impostazione linguistica e argomentativa è tutta basata sugli errori degli altri. Il problema è che questo funziona all'inizio, cioè quando muovete i primi passi. Ma adesso che avete un certo background, avete già governato in alcune città e sappiamo tutti quello che è accaduto, e sappiamo anche chi era dentro il vostro partito, quindi non siete proprio puliti e lindi, sappiamo anche come alcuni liberi professionisti che dicevano di essere liberi professionisti magari non lo erano e così via, le varie inchieste e tutto il resto. Io dico, il fatto che lei venga qui in un momento così importante per la nostra Repubblica a continuare a parlare di B, che è condannato, da un lato lo posso comprendere perché sta facendo propaganda ancora una volta, dall'altro però mi dispiace per chi a casa ha votato il Movimento 5 Stelle credendo realmente in un cambiamento, credendo realmente in una redenzione della classe politica, e abbiamo qui, mi scusi non l'ho interrotta, credendo in una redenzione della classe politica, e si trova invece qualcuno che vive tramite gli errori che la classe politica vecchia ha fatto, ma commettendo gli stessi errori e nascondendosi dietro una siepe, perché quando lei dice che Berlusconi è condannato, ora non vado proprio nella sostanza, però vorrei ricordarle che Grillo è stato condannato per omicidio stradale, quindi che lei mi dica che Grillo sì, colposo, è stradale, infatti è una nuova tipici di propaganda e di campagna elettorale che evocavano allora, prima. Allora non ha senso a mio avviso in questo momento di condanne, di queste cose. Parliamo di cosa si può fare per questa situazione d'impasse che vede gli italiani aver votato, speso milioni di euro statali per le votazioni e non avere un governo, che vede l'Italia oggi col Fondo Monetario Internazionale essere il fanalino di coda dell'Eurozona nonostante il PIL stia crescendo. Parliamo di queste cose, dove sono gli argomenti, dove sono i punti di sostanza del suo parlare, della sua politica? Cioè basta Berlusconi, le regalo un profilo, una foto di Berlusconi, così almeno è più contenta, quando viene in trasmissione non parla d'altro. Non penso che sia più contenta Baldina, se vuole replicare al volo la faccio replicare. No, semplicemente
insomma, ribadisco che per dare una svolta a questo paese serva, diciamo, servano dei paletti. E quello che vorrebbero fare i presenti questa sera non mi pare sia nel verso di un cambiamento radicale di questo paese. Noi siamo per un cambiamento, finalmente, dopo tutti questi anni, 20 anni, insomma, mi sembrano parecchi. Gli abbiamo dato, probabilmente gli italiani hanno dato anche fiducia negli anni a Berlusconi, ma ora è in calo di consensi, è un condannato, non poteva fare nemmeno non poteva essere eletto, quindi voglio dire, continuiamo ancora a perpetuare una situazione e un personaggio che non ha titolo a fare quello che sta facendo, ad andare dal presidente Mattarella, a continuare a dettare regole, addirittura lo vediamo in certe situazioni che sono a dir poco ridicole, che mettono in ridicolo la figura di Salvini e della Meloni. Ma questo è gossip, non è politica, è gossip, gossip. Sta parlando di... Stiamo dando rilievo a una persona, forma di gossip politico. Cioè, lei non va negli argomenti, è gossip. Lui ha fatto quello, lui era lì a quell'ora. Berlusconi non va mica a quegli incontri perché Salvini e la Meloni sono cortesi e gentili. Ci va perché è oggettivo che è il leader di un partito che per il 14%. Guardate, parlo io che rappresento come autorevolmente si è visto alle elezioni uno spazio politico che in questo momento nel paese non esiste. Cioè, un centrodestra moderato che non ha voglia, pur di prendere i voti, di recuperare il consenso sparando alcune cose che poi ci si deve rimangiare quando si va al governo, e questo ci differenzia dalla Lega, pur nella convergenza su vari temi, a cominciare da quelli securitari, e che non ha neanche voglia però di entrare in un movimento politico che è un movimento politico padronale, che è quello di Berlusconi, nel rispetto comunque di una persona che prende il 14% e che in quanto tale, fatta questa premessa, quindi credo di avere molta forza per dirlo, ha tutto il diritto di andare dove deve andare. Ma scusa, ha preso il 14%, parlate tanto di rispetto del voto degli italiani, siete i primi a non rispettarlo ponendo dei veti di questo tipo su una figura che è sicuramente problematica ed è evidentemente qualcosa che è condiviso da tutti gli altri italiani che non votano Berlusconi, ma non è un motivo per cui si deve negare rappresentanza parlamentare politica al leader del 14% degli italiani. Corretto. E proprio l'ABC, cioè, guardate, la situazione si sblocca veloce, se volete, si sblocca con Salvini che giustamente non fa il premio, Di Maio che giustamente non fa il premio, Berlusconi che giustamente non entra al governo neanche come ministro e non gliene fregherebbe altro, naturalmente Forza Italia invece presente con tutta l'autorevolezza e il peso proporzionale che merita, il governo lo fate. Se invece continuate a fare il gioco del il premier deve essere Di Maio, al tempo stesso non ci deve essere Berlusconi, ma che discorso è? E non funziona così, anche perché tra l'altro, guardate, che è vero, io penso ad esempio al fatto che voi apriate al PD tutto, non per spaccarlo, quindi compresa l'ala renziana su cui avete riversato nella passata legislatura gli epiteti peggiori. Guardate che questo è una maturazione, come lei diceva, nella misura in cui effettivamente è una maturazione politica, il che vuol dire che due movimenti politici possono andare oltre le battaglie precedenti, perché nascono fasi nuove, ma le fasi nuove presuppongono persone nuove. È ridicolo che esponenti di primo piano come Di Maio, come Toninelli, come La Taverna, protagonisti assoluti della stagione dell'odio, dell'insulto, della rabbia, per carità legittima perché è sentita da una parte dei cittadini, ma di quella stagione, oggi vogliono guidare il Movimento 5 Stelle nella stagione della composizione. Il Movimento 5 Stelle è bene che maturi, ma quelli a casa si è cambiata la fase, se restano allora è una finta, ci state prendendo tutti in giro, parlo come italiano. Stiamo parlando di persone che hanno fatto un mandato di 5 anni, non 20-30, come gli altri. Ma non puoi passare dal considerare il male assoluto Renzi al essere disposto a fare un governo con lui, cioè il Movimento 5 Stelle può farlo. Perché il bello dei movimenti politici è che vanno oltre le singole persone e rappresentano delle idee che possono evolversi. Ma appunto i movimenti, le persone che incarnano una stagione, se la stagione cambia radicalmente, devono trovare nuovi interpreti, perché altrimenti è trasformismo e attaccamento disgustoso alla poltrona. Ma sinceramente non mi pare che Taverna, Di Maio e compagni siano stati bocciati dall'elettorato. Non è la verità, ma ve la dico con grande convinzione. Non mi pare proprio che siano stati bocciati dall'elettorato. E questo è il problema. Che probabilmente siamo stati premiati grazie anche a quelli con cui oggi volete fare il governo. No, ma guarda, il problema non è il 32% di cittadini. Io penso che il PD
PD possa anche redimersi e cambiare. Noi stiamo dando una possibilità al PD in questo momento. Stiamo dando la possibilità di redimersi. Il vero problema è che continuiamo a rivendicare il 32% che avete preso, che è indiscutibile e che i cittadini vi hanno premiato, è indiscutibile. Il ragionamento è un altro ragionamento, è della classe politica, della dirigenza politica, sta da un'altra parte. I cittadini non c'entrano niente, cioè i cittadini hanno fatto in maniera consapevole una scelta di cambiamento. Ma siccome io sono uno di quelli che per 5 anni lo ha praticato il cambiamento, non lo ha sbandierato, io sono ancora convinto, allora ci sediamo al tavolo sul tema delle riforme, siamo d'accordo di togliere il Senato come noi lo avevamo proposto, visto che voi anche su quello ci avete, non dico infangato, no, ci avete attaccato pesantemente. Quella è la riforma costituzionale che prevedeva qui, no? Molte altre però, cose. Allora, no, no, ma quello è la cancellazione del siccome Senato, noi siamo, quando io sento parlare di governo del cambiamento, dopo 5 anni che noi abbiamo, magari anche sbagliando, magari anche esagerando, rivoltato il Paese parecchie volte, magari anche sbagliando spesso, però non c'è mancato il coraggio, anzi in una fase politica forse abbiamo avuto troppo coraggio e troppe cose abbiamo messo tutte in fila. Però non è un problema sull'immigrazione e la sicurezza, cioè è molto semplice. Siccome diciamo il governo del cambiamento, il partito innovativo, eccetera, eccetera, ma dobbiamo iniziare a confrontarci su queste cose qui. Allora, io rimango un po' basito quando sento che sul programma del 5 Stelle a me non interessa se è cambiato. Sinceramente, è una notizia, è di cronaca, è grave, però a me interessa il contenuto. Ma la NATO è un orpello della democrazia, è qualcosa che possiamo un giorno dire che c'è e un giorno dire che non c'è. Le alleanze sul schema internazionale, visto quello che sta succedendo, su questo, perché guardate che non è la stessa cosa scrivere che siamo dentro il patto Atlantico o che siamo fuori, non è proprio la stessa cosa. Adesso siamo dentro. Non è proprio. Allora, questo, il problema di merito. Ripeto, allora se uno smussa una virgola ci sta, non è. Ma il problema vero è che alla ricerca continua del consenso noi diciamo tutto il contrario di tutto, allora io da questa partita qua ne ho paura. Non è che non troviamo un accordo per fare il governo, ho paura perché faremo a ottobre un'altra campagna elettorale in cui guadagnerete altri 3 punti, lo dico io, guarda, altri 2 punti guadagnerete, ma riverserete ancora nei cittadini che non sono il problema, che votano, però il problema vero è quanta responsabilità ha la classe politica, il dirigente, nel proporre le cose, perché dici o che stai dentro la NATO o che stai fuori dalla NATO, non puoi scrivere nel programma che sei fuori dalla NATO e poi perché c'è il problema dire che sei dentro, perché questo è un programma serio che magari i cittadini poco comprendono. Allora questi sono i temi veri, questo potremmo farlo sull'Europa, su alcuni temi. Sono curioso fondamentali, comunque secondo me non vogliono governare il Movimento 5 Stelle, lo fanno di proposito, alzano la posta ma non vogliono governare. Tosi cosa ne pensa? Perché siamo già sono curioso, son curioso di sentire Tosi, tra l'altro fatemi sentire Tosi, c'era un nostro telespettatore che le chiedeva di fare la pace con Salvini e la Lega. Il problema è che sono stato espulso da Salvini, sono stato in Lega per 25 anni. Vabbè, ma dopo Camera si fa portavoce del messaggio. E con molte persone che sono rimaste in Lega ho ottimi rapporti personali, però il problema è l'espulsione e conoscendo Salvini, visto che a me è toccata così. E a Maroni non è andata tanto diversamente, visto insomma, gli scambi di cortesie che ci sono stati recentemente fra Bobo Maroni e Salvini, che io ritengo sia stato scorretto Salvini a spedere me, ma di fatto accantonare Maroni, che se c'è qualcuno a cui Salvini deve tutto è Roberto Maroni. Cioè Roberto Maroni che quando si dimette da segretario alla fine del 2013, i due potenziali candidati erano Flavio Tosi, segretario della Lega Veneta, e Roberto Maroni. Matteo Salvini, segretario della Lombardia, e Maroni chiede a me di sostenere lui, quindi se ha un debito grande Salvini ce l'ha verso Maroni, però evidentemente, ripeto, ma al di là di questo non interessa nulla, credo, a chi ci guarda. Rispetto alla prospettiva, la campagna elettorale, se va dato diciamo, l'onore delle armi al Partito Democratico, va detto che direi anche tutto sommato anche Forza Italia, cerco di guardarla oggettivamente, mentre chi insomma ha alzato molto dal punto di vista delle proposte e delle promesse, che sono stati in particolare Salvini e Di Maio, abolizione della Fornero che non è praticabile, flat tax al 15% che non è praticabile, il reddito di cittadinanza che per come è stato descritto non è praticabile,
chi ha fatto una campagna elettorale con toni più bassi, cioè senza alzare promesse irrealizzabili, e poi chi ne è uscito peggio. Quindi qual è la prospettiva? Secondo me, poi magari mi sbaglio, se andassero a governare in qualche modo, a governare non nel senso a fare una maggioranza per cambiare la legge elettorale, poche cose e rivotare, a governare nel senso proviamo a governare assieme. Se provassero a governare assieme la Lega e i 5 Stelle, si troverebbero a non poter abolire la Fornero, a non poter fare la flat tax al 15 ma neanche al 20%, a non praticare il reddito di cittadinanza così come è stato descritto, e quindi sarebbe un problema per entrambi. Mentre invece, ed è vero quello che dice, anche secondo me quantomeno l'opinione, quello che dice De Mene, che se invece vanno a rivotare a mesi, prendono più voti sia la Lega che i 5 Stelle. E quindi la cosa, secondo me, più probabile non è che venga fuori un governo nel senso di dire un governo di lunga durata, ma una maggioranza che in qualche modo esprime dei numeri in Parlamento, che si configura, adesso non so se sarà un governo più tecnico o meno tecnico, ma una maggioranza numerica che serve soprattutto a cambiare la legge elettorale, a fare una legge elettorale che sarà molto simile a quello che era stato additato come un obbrobrio, come uno scandalo, che poi invece è l'unica che funziona, ed è l'Italicum, la sostanza dell'Italicum, che è quasi uguale alla legge delle città, dei comuni. Ballottaggio, e uno vince e governa, e a quel punto si torna a rivotare. Ci saranno di nuovo i blocchi che si confrontano, almeno uno vincerà. E a quel punto uno avrà la responsabilità, diversamente da stavolta, dove qualcuno ha fatto la campagna elettorale promettendo cose irrealizzabili, perché sapeva l'esito, perché l'esito sarebbe stato necessariamente l'ingovernabilità, e lo si sapeva. Mentre invece, se c'è un sistema maggioritario e uno vince, chi fa campagna elettorale deve stare un po' più attento a fare le promesse, perché se poi vince gli tocca anche mantenerle. Canera. Sì, io capisco i ragionamenti, non condivido sul tema della flat tax, in quanto secondo me non è vero, e neanche sulla Fornero che diceva Flavio, perché non sono così convinto che non sia vero che non è via impraticabile. No, anche perché, voglio dire, la flat tax l'ha sostenuta anche Forza Italia, per esempio, sì, con Berlusconi. Sì, poi io sono venuto al 15%. Possiamo discutere sulle percentuali. Su questo sono fermato. Ho capito. Scusa, non è che cambia sulle percentuali. È ovvio che... Federico, lo sai che nel programma di coalizione non c'era scritta la percentuale? No, appunto. Vabbè, ho capito. Perché dal 15 al 23% ballano 60-70 miliardi. Vabbè, ma ok, comunque è il principio che è importante. Esatto. Ho capito, ma su due la gente che dice al 15, uno è convinto che pagherà il 15. Se uno gli dice al 23, come diceva, devo dire con più sincerità, Berlusconi, se uno dice al 23, allora c'è anche qualcuno che dice, magari non sono mica tanto felice. Al 15 sono felici tutti, sarebbero felici. Io penso onestamente a Flavio che anche al 23 sia una rivoluzione, perché è il principio che passa. Quello che sto dicendo è che sarebbe più sincero dire al 23, che è comunque difficilotta ma in qualche modo può reggere, che dire al 15, che politicamente ti paga di più perché porta più voti, sai che non sta in piedi. Tu sei stato giustamente in Lega a 25 anni e mi pare che l'accordo centrodestra-Lega Forza Italia duri da parecchi anni, non mi pare certamente che anche quando governava Maroni o governava Bossi ancora prima non ci siano stati momenti di frizione, momenti, se vogliamo, anche di uscite dure e forti, però alla fine la mediazione si è sempre trovata e si è governato, e secondo me anche bene. Quindi insomma, onestamente io tutto questo problema non lo vedo. Sulla Fornero, che alcune cose sono state dette in campagna elettorale, sulle campagne elettorali che si alzino i toni e che si dica, onestamente, non è che anche il centro-sinistra non abbia mai detto niente di non praticabile, ecco. Voglio dire, abbiamo sempre fatto di più di quello che abbiamo scritto. Se vuoi ti prendo il programma elettorale delle amministrative, ti faccio vedere quello che avete detto. Abbiamo distrutto le imprese, togliete industria 4.0 e poi con lei. Ma non cogliere solo le cose positive. Ogni governo fa delle cose positive, delle cose negative. Non abbiamo distrutto l'impresa. Ma non ho detto questo. Distrutto le imprese. Non l'ha detto Canera. Ha detto Lasciani. Intanto, sottovoce, ha instillato il dubbio.
e pochi principi liberali al mercato degli imprenditori. Andiamo in Veneto, io ho avuto il piacere di fare un servizio sulla Confartigianato, ad esempio, e veramente poveretti artigiani che rappresentano la nostra identità e la nostra cultura sono proprio stremati. Quindi tutta questa meraviglia del governo, onestamente io vorrei anche vederla nella pratica. Il Veneto è veramente una regione produttiva, è una regione con gli imprenditori. In effetti quella di 80 euro è sembrata un po' Ma come parliamo delle banche? Giustamente Zanetti prima, guardate, voi avete perso le elezioni, sono sicuramente il tema dell'immigrazione, che non è stata governata. Avete messo Minniti gli ultimi 6 mesi che non ha fatto altro che fare quello che aveva fatto Maroni, bastava farlo prima e probabilmente non avremmo avuto questo problema qua. Avete avuto il problema delle banche, che è stata secondo me scandalosa quella gestione là, perché là sono state fregate centinaia e migliaia di persone, e non parlo solo di Veneto Banca o di Popolare di Vicenza, Etruria e quant'altro. Ecco, e avete fatto la Fornero, anche sulla Fornero. No, ma Flavio, dicevi che tu. Guarda che sbagli i tempi. Sulla Fornero. La Fornero viene fatta nel 2011 con una maggioranza bulgara in Parlamento. Vabbè, però la Fornero c'è uno studio. C'è uno studio. Non l'ho fatto io, non sono un economista, ma c'è uno studio che dice: affrontiamo politicamente, non solo in maniera tecnica da economisti, perché altrimenti lasciamo governare Monti, no, e non mi pare che abbia fatto un gran governo, secondo me almeno. Allora, la politica dice che se si rivede la legge Fornero rientrano nel mondo del lavoro 700.000 giovani. Ecco, 700.000 giovani è gente, sono posti di lavoro ed è gente che spende nella nostra economia, perché il giovane sappiamo che si muove come dinamica anche economica e sociale diversamente da un anziano. Quindi facciamo anche un ragionamento: mi costa? Sicuramente costa, andiamo a risparmiare da qualche altra parte. Ma se tu fai una legge in Parlamento, che approvi una legge di Parlamento che comporta un aggravio di spesa di circa 20 miliardi all'anno, devi trovare la copertura di quei 20 miliardi all'anno, altrimenti la legge, la Corte dei Conti e la Generalità dello Stato te la manda indietro, perché è scritto in Costituzione in maniera sempre più tassativa, perché sempre nel periodo della Fornero viene modificato l'articolo 81 della Costituzione, che obbliga al pareggio di bilancio e a non fare leggi di spesa senza copertura. E quindi se tu dici io tolgo la Fornero e costa, non è la prospettiva che dici, cioè un discorso è l'azienda privata che fa una scelta e se la gioca magari in prospettiva può andare bene, può andare male. Se noi parliamo dei conti dello Stato, i conti dello Stato non puoi fare una cosa dicendo magari si potesse, ma non si può perché in Costituzione siamo vincolatissimi, non puoi dire siccome so che in prospettiva andrà bene, adesso spendo 20 miliardi all'anno ma andrà bene. Tu li devi coprire adesso, perché sono conti pubblici e hai quel vincolo. Però sono talmente d'accordo che un dato, abbiamo fatto 7 salvaguardie, abbiamo rimesso in gioco qualcosa come 50.000 persone, giusto? Per dire, già in 3 anni di governo, in 3 anni abbiamo fatto 7 salvaguardie, per dire che, ma questa è ritarare la legge. Ma a me quello che preoccupa è mandare il messaggio ai cittadini che l'abolizione della Fornero vuol dire che ritorniamo, che in pensione ci andiamo, cosa? Con le baby pensioni? A 30 anni? No, non è così. Sappiamo che non è così. Il vero problema del messaggio politico è questo, poi alla fine. Guardate che al mercato comunque, questo hanno capito, magari non lo volevate dire. Perché siete più, magari è proprio discorso dei cittadini, siamo responsabili di quello che diciamo, non di quello che qualcuno capisce. Bene, siamo sempre più tardi, quando perché dici... c'è l'innalzamento dell'età media, quello bisogna togliere fino a un certo punto e poi stop, cioè uno avrà anche, ma quindi a quanti anni rimandiamo in pensione? Dopo 40 anni, diciamo la data 36 per me va bene, il cittadino medio ha capito 36, che non è la mia, non è la buona, era una battuta, è la mia età, no, non è una pensione a 36, non di lavoro. È una battuta di 36 anni. No, volevo, vi stoppo un attimo, siccome dopo Zanetti per questioni logistiche ci deve salutare, volevo farlo intervenire visto che è stato direttamente coinvolto. Si è parlato di economia fino a poco fa con la politica. Con la Sciani che ha detto prima avete rovinato le imprese. L'ha sussurrato, io l'ho sentito, glielo riporto, lei ha allargato le braccia. No, attenzione, se parla dell'aspetto burocrazia, semplificazioni, sono assolutamente quello d'accordo, assolutamente. Ma io l'ho detto anche durante la mia partecipazione al governo che su quel versante noi stavamo fallendo e lì ci sono dei problemi
oggettivi che fanno parte delle diverse visioni, che è il motivo per cui io con il PD negli anni passati mi sono trovato molto dal punto di vista della dialettica, del modo di porsi, in una fase in cui, ripeto, altre forze sceglievano proprio la protesta urlata, ma su alcuni temi di contenuto invece non mi trovo. Sulla semplificazione, sulla burocrazia c'è stata comunque troppa attenzione a mantenere in essere, in alcuni casi, dei presidi di controllo che sono esagerati rispetto all'utilità che producono in termini anche di recupero magari dell'evasione, e questo determina un aggravio a quel punto dannoso in un'ottica complessiva di sistema per le nostre imprese. Quindi su quel versante sono d'accordo. Sul versante però degli interventi legati alla tassazione non è così, infatti nessuno di quei provvedimenti verrà smontato. Aver tolto la indeducibilità del costo del lavoro dall'IRAP, che era una cosa bestiale di cui si parlava 20 anni, è qualcosa di molto buono che il governo prossimo che arriverà tra un mese o tra un anno non toglierà. Aver ridotto l'IRES, cioè l'imposta sulle società, dal 27,5% al 24% è un'ottima cosa, e un governo che arriverà semmai la riporterà al 23, al 22, non la riporterà al 27,5. Gli stessi 80 euro, diceva molto bene Flavio Tosi, sono stati una misura sbagliata nel modo, cioè il modo del bonus slegato dalle dinamiche dell'IRPEF, quindi non un aumento della detrazione, ma un bonus a parte fatto in questo modo perché, e qui sì c'era la bieca propaganda, perché si voleva che ci fosse nel cedolino paga la specifica riga con scritto bonus 80 euro. Cosa che però innestava dei problemi oggettivi, non ultimo che alcuni, non tutti, ma su circa 10 milioni di persone ogni anno, circa 700-800 mila, per una questione di saldeggiamenti sono costretti a restituirlo, e in quel momento giustamente quelle 700-800 mila persone si incazzano come delle bestie. Per evitarlo non bisogna usare la formula del bonus ma della detrazione, quindi sbagliata nella forma, giusto quello che diceva Flavio Tosi, ma quello anche è un provvedimento sacrosanto. Anzi, in futuro, se c'è un provvedimento economico nostro, che io ritengo sul merito proprio della tassazione, del prelievo, che non è stato molto centrato, è stato quello degli sgravi contributivi sui contratti legati, in quel caso, al Job Act, anche lì con una volontà evidente di migliorare la performance della nostra riforma, ma quello è sbagliato perché guardate che in Italia noi abbiamo sicuramente un problema di cuneo fiscale contributivo che deve essere ridotto. Ma non lo dobbiamo ridurre dalla parte del costo del lavoro, lo dobbiamo ridurre dalla parte dell'aumento del reddito dei lavoratori, perché guardate che chiunque conosce un minimo le statistiche europee e vede le classifiche, noi siamo a centro classifica per il costo del lavoro e siamo a centro classifica per il livello delle retribuzioni nette. Abbiamo sul costo del lavoro sopra di noi la Germania, la Francia, il Regno Unito, costa di più il lavoro in quei paesi, costa meno ovviamente in Slovacchia e in Bulgaria. Se andiamo sul fronte delle retribuzioni nette dei lavoratori, noi abbiamo delle retribuzioni più alte della Slovacchia, più basse della... Allora, il punto è, noi cosa vogliamo costruire per il presente e il futuro dell'Italia? La competizione per diventare il più fico dei paesi dell'est, la Slovacchia best, o vogliamo competere con la Germania, la Francia, il Regno Unito, che ci stanno letteralmente fottendo i migliori giovani e anche i peggiori giovani, perché che tu vada a fare il fisico nucleare o il cameriere, se hai uno stipendio medio che è due volte di più, scusa, vai all'estero, ok? Non è solo una questione di cervelli in fuga, è una questione di paese in fuga. Allora, se l'obiettivo è che il presente e il futuro dell'Italia, il terreno della competizione, si fa con la Germania, con la Francia, con il Regno Unito, con gli USA, noi non abbiamo problemi di costo del lavoro, noi abbiamo un problema di retribuzioni. Quindi, mentre gli interventi di decontribuzione, e qui io non ero d'accordo neanche con i miei alleati in campagna che dicevano rifaremo, no, quella è l'unica cosa, a mio avviso, degli interventi sostanziali economici fatti dal governo Renzi che non va replicata, perché non abbiamo il tema della riduzione del costo del lavoro, non va neanche ovviamente alzato, ma non abbiamo, noi siamo già competitivi rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, proprio perché i nostri stipendi sono più bassi. Dobbiamo alzare le retribuzioni nette, quelli sono gli interventi che dovremmo fare. E chiudo, li si fa concentrando le risorse che ci sono sul ceto medio, perché guardate che sto famoso 15%, mi viene da ridere, è uscita anche una ricerca dei commercialisti pochi giorni fa, io sono tornato a dirigere il Dipartimento Economico Statistico del Consiglio, quindi è chiaro che ho partecipato alla redazione della stessa, ma grazie a Dio nell'istante in cui la dici da fuori della politica la cosa viene ascoltata, ed infatti è stata molto ripresa, guardate che il 75% dei contribuenti italiani oggi ha un'imposta netta inferiore al 15% tra deduzioni, detrazioni, ok? Quindi il 15% non significa nulla,
E se tu mi dici, io garantisco a chi già oggi paga meno del 15% di continuare a pagare meno del 15% e a chi ha di più gliela porto al 15%, stai raccontando una cosa impossibile. Se invece la porti a tutti al 15%, fai una cosa possibile, ma di fatto aumenti le tasse al 75% degli italiani. Per questo invece Forza Italia insieme a noi aveva elaborato il 23% con 12.000 euro di no tax area, perché è chiaro che con questo modello a uno che ad esempio ha 24.000 euro di reddito tu non gli stai tassando al 23%, ma all'11,5 per capirci, no? Quindi quello modello studiato da Forza Italia e noi con l'Italia è un modello che potrà non piacere agli amanti della iperprogressività, come stanno a sinistra legittimamente, è un'altra cosa che non condivido, ma è un modello che funziona. L'altro è un modello o proprio assurdo, suicida, da Tafazzi, oppure è un modello troppo oneroso. Il tema non è quello, il tema sono i redditi da 28.000 a 55.000 euro, che oggi hanno già un'aliquota al 38% che non è progressiva, è espropriativa, è lì che va concentrato l'intervento, bastano, non è poco, 10 miliardi come per gli 80 euro, lo si fa sul lato delle retribuzioni. E si è dato un impulso fortissimo a circa 8 milioni di buste paga di italiani. Questo è un ragionamento però che si può, tecnico, che si può, penso, tranquillamente questo è un ragionamento politico allo stato puro, forse spiegato in termini tecnicamente decenti, ma non è una colpa, credo. No, ho capito, però è sintetizzato da Salvini col 15%, ma voglio dire, posso dirti, tu l'hai spiegato in un modo, Flavio 5 minuti fa l'ha spiegato in un altro, dove sembrava che col 15% saltassero i conti del paese. A meno che tu non mi dica che voi davvero volete fare il 15 a tutti, perché in questo caso, comunico agli italiani, alzereste le imposte al 75% di loro, e sono sicuro che non è questo che volevate fare, per quanto magari alcuni dei vostri siano peculiari. Ci fermiamo pochi istanti, tempo di ricarburare, ringraziamo Zanetti, lo liberiamo, torniamo tra pochissimo sempre su Focus in diretta, continuate a scriverci.